Se mi seguite sui social saprete che uno dei miei primi esperimenti di video in italiano risale ad aprile di quest'anno, dove parlai della prima edizione di Blaster che mi colpì estremamente in positivo. E se non mi seguite, beh, direi che questo è il momento giusto per farlo. Ma tornando a Blaster, sabato 28 settembre allo Zoo di Parma si è svolta la seconda edizione con una lineup stratosferica. Nobody Has a Heart, The Silence Between Us and Happy Falls per la sezione live della serata, mentre Zeb, Alle Quoghi e Skull si sono occupati della parte del DJ set. Come sempre, insieme al gruppo che ormai conoscete, più qualche aggiunta, abbiamo viaggiato verso quel di Parma per goderci la serata. Prima cosa che mi ha colpito, proprio lo zoo stesso. Locale sviluppato in tre piani. L'entrata al piano terra, al primo piano la sala eventi, dove si è svolta la serata. Ed il secondo piano aveva una zona relax con divanetti e tavolini, che veniva connessa alla zona fumatori. Sempre sullo stesso piano. Il tutto con un'atmosfera che era come Matrix e Vampire the Masquerade. Ed il mio lato geek questo l'ho apprezzato molto. Ovviamente sono stato talmente bravo che essendo preso così tanto dalla serata ho dimenticato di filmare. Quindi probabilmente vedrete delle foto di repertorio, diciamo così, prese da altri eventi. Prima dell'inizio della serata ho avuto l'occasione di beccare qualcuno di voi e scambiare quattro chiacchiere. Ed è questo che mi piace di questi eventi. Riuscire a beccarvi, scambiarci qualche battuta e qualche opinione e magari poi goderci l'evento che arriva. Ho avuto anche l'occasione di parlare con il buon Zeb e sono veramente veramente contento di come stia gestendo assieme a tutti gli altri portandoci questi eventi carichi di energia che letteralmente, almeno per me, sono a un passo da casa. Belli come il sole, benvenuti a Blaster. Prima band della serata, i Nobody Has Heart, band local che ho ascoltato per la prima volta proprio quella sera. Hanno proposto un metalcore molto energetico, riportante a band come Parkway Drive e Bring Me The Horizon, nella maggioranza, ma anche sonorità che mi hanno ricordato band della scena old school metalcore italiana. Li ho apprezzati davvero tanto, ed infatti mi sono recuperato il loro EP, Anthem. I ragazzi sono stati estremamente gentili, mi hanno anche regalato il promo degli ultimi due singoli usciti. Grazie di cuore. Spero di rivedervi in giro più spesso, ragazzi. Secondi sul palco, The Silence Between Us. Mi sono immerso nell'ecosistema della band padovana solo di recente, ma dal primo impatto mi sono innamorato del deathcore che propongono. Caotico, ma preciso nei suoi tecnicismi, e con sfumature melodiche e sinfoniche nei ritornelli e nelle atmosfere che contornano la fascia principale della strumentale dei pezzi. Un deathcore che non pensavo di trovare in terra nostrana, salvo alcune eccezioni ovviamente che abbiamo già visto sul canale. Ammetto che stavo estremamente in hype per questo live, e che le mie aspettative erano molto alte e sono state raggiunte dalla performance del quartetto. La serata è presa bene talmente tanto a tutti che, durante i blast beats, i breakdowns ed il pogo intenso, abbiamo anche avuto una agguerrita sfida di Beyblade. Davvero incredibile, ragazzi. Cosa del buon deathcore non può fare? Davvero complimenti, ragazzi. In particolare a Federico e Chiara per gli scambi vocali portati nei pezzi e durante la performance live. Sono stati davvero spettacolari. Chiara poi, che oltre a cantare e a suonare il basso, assieme a Salvatore non stavano mai fermi sullo stage, caricando ancora di più l'energia del pubblico. Ed infine Angelica. Angelica è stata, come dicono all'estero, in modalità locked in per tutta la performance, facendo sembrare quello che suonava di una semplicità assoluta, mentre intanto picchiava come un treno sulla batteria in beast mode. Complimenti davvero. Anche qui mi sono recuperato il loro lavoro, Nails. Terzo gruppo, Abbey Falls. La band di Praga ci ha regalato uno dei migliori concerti alla quale ho assistito quest'anno. L'energia stava oltre i livelli del tetto, infusa di una sonorità metalcore pesantemente contaminata dal deathcore e dalle parti più elettroniche come drum and bass ed art style. Non riuscivi a stare fermo durante la performance. Circle Pits, Walls of Death, Pogo, Stage Diving, c'è stato di tutto, alternandosi a spezzoni per l'appunto più drum and bass ed art style, che hanno coinvolto tutti i presenti dal primo all'ultimo. Spero di rivederli presto live, perché la loro presenza scenica, assieme alla loro energia, crea dipendenza, ma quella in senso positivo. Ho chiacchierato con loro un po' nel pre e post live, e anche a livello umano sono fantastici. E se vedete dei sottotitoli in questo video, è anche grazie a Thomas e al ragazzo del merch. Perdonami, non ci siamo mai presentati, quindi non so il tuo nome. Ragazzi, è stato davvero un piacere conoscervi ed assistere a uno dei migliori concerti per me di quest'anno. Ne avevo proprio bisogno. Il DJ set lo riassumerò in un'unica parte, perché è stata un'esperienza che mi ha portato un po' indietro nel tempo. Perché? Perché mi ha riportato a quando avevo 15 anni,
Nella mia zona c'era un evento che veniva tenuto ogni sabato sera dalle 21 alle 5 del mattino e veniva ospitato da un bagno in riva al mare chiamato Mistral, nel quale mettevano musica che partiva dal new metal all'industrial, al metalcore, all'alternative, ed erano anni in cui non mi ritrovavo in un setting simile. Quindi Zeb, sei responsabile del mio momento ritorno al futuro, e te ne sono estremamente grato per questo. Passati da classiconi come Jump the F**k Up a pezzi di band moderne come No Face No Case, per poi ritrovarsi ad immergersi in versioni mashupate come Blue Stali coi Korn. Pura pazzia, ma pazzia di quella buona. La mia serata si è conclusa prima della salita di Halle sul palco. E di questo mi dispiace un sacco. Avrei voluto rimanere fino a fine serata, però la mia vecchiaia ha preso il sopravvento ed ho dovuto far ritorno a casa. Zeb, Halle, Jacopo dei Dellalus Project, i ragazzi di Mostro Production e lo Zoo stesso, grazie davvero di questa serata. Non fermatevi, perché state portando veramente un prodotto valido, capace di portare esperienze uniche e band degne di nota. Massima stima per voi, veramente. E da tutte le meravigliose persone che ho incontrato e rincontrato, se abbiamo solo scambiato qualche parola o anche assistito a una band durante la serata, o tipo Matteo che mi ha fatto assaggiare un limoncello della Madonna, grazie di cuore. Voi mi ricordate sempre perché faccio questo su YouTube e perché mi piace condividere le mie passioni con voi. Questo senso di fratellanza e spensieratezza che mi permette di staccare dalla quotidianità, spesso stressante ed affossante. Spero di rivedervi tutti presto. Io sono Blade e questo era Blaster. Vi lascerò tutti i link nella bio. Quindi andate e seguite questo evento e tutte le persone coinvolte al suo interno. Noi ci vediamo alla prossima. Statemi bene.